State ancora in gruppo, perché non so se riesco a farvi parlare tutti. Facciamo parlare qualcuno, la rappresentanza, chi... Abbiamo qualche volontario? Capitano Ferrari. Allora, abbiamo vinto il Vitulano. Tra l'altro qui siamo a Livorno, dove l'anno scorso l'Under 17 aveva svoltato, aveva fatto poi un grandissimo campionato. Quindi insomma, in questa zona si sta sempre bene, c'è il sole, eccetera eccetera, insomma un grande campionato, giusto? Sì, è stata una bellissima esperienza, abbiamo affrontato le partite nel modo giusto e penso che la vittoria sia stata un merito di tutta la squadra e tutto lo staff, e siamo orgogliosi di questo premio, ci stiamo preparando al meglio. Tu sei un grande, oh. Il campionato. Bravo, 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 campione, campione, campione. Siete troppo buoni, ma non è finita ancora. Reda, ciao Reda. Non hai i gradi oggi, però sei sempre stato capitano storico di questo gruppo. Le tue emozioni dopo questa vittoria al Vitulano? No, è una bellissima esperienza, abbiamo sempre tutti giocato, tutti abbiamo dato il massimo e insieme abbiamo fatto una grande cosa, abbiamo vinto questo gran torneo e siamo tutti felicissimi e contenti. Quattro vittorie, un pareggio, insomma, vittoria del girone e oggi insomma due partite che non erano leggere. Lo Spezia ha eliminato l'Inter. Vabbè, è stato impegnativo e... Come ha detto Ferrari, come dicono tutti, sempre insieme dobbiamo fare, siamo una squadra e per andare avanti bisogna andare avanti uniti. Perfetto, grazie mille. E dove è andato a finire il miglior giocatore? Ciaca, il miglior giocatore. Il miglior giocatore non può mancare, mentre sta per scendere i gradoni dove andranno sotto a festeggiare con i ragazzi. Picca. Perché avete visto prima la coppa grande della squadra del Memorial Vitulano e ora abbiamo anche la coppa, il trofeo del miglior giocatore. Ma cosa hai fatto per meritarlo? Raccontaci il tuo torneo. Beh, ho giocato come so fare. E boh, penso che è stata una bella esperienza e ho dato il meglio di me, quindi alla fine e penso che sia stato un torneo bellissimo e rimarrà sempre nella memoria. E grazie ai compagni, anche al mister, per avermi sostenuto per vincere questo bellissimo torneo. E ringrazio anche i compagni e speriamo di fare anche i risultati positivi nel campionato. Stamattina hai guadagnato un importante calcio di punizione che poi hai anche trasformato e anche grazie a quello il Parma è riuscito ad arrivare in finale grazie a quell'altro ragazzo là dietro. Sì, ma i calci di punizione sono sempre importanti come calci piazzati, bisogna sfruttarli al massimo, quindi alla fine, cioè, poi i tiri come va, sperando che entri in porta, quindi è stata solo fortuna e... Speriamo di farle tanti altri tanti, soprattutto nel campionato che conta di più e il nostro obiettivo quest'anno è di arrivare a giocare i playoff contro le migliori squadre dell'Italia. E oggi abbiamo iniziato a prenderci le misure, anzi in questi tre giorni. Grazie mille, complimenti per il premio e a questo punto, anche se qualche si sta facendo un selfie o sta facendo una foto, non so cosa, Mama che ha fatto il gol decisivo oggi, giusto? Sì, giusto. Bene, allora raccontaci le tue emozioni, insomma, per essere stato così determinante, perché è stato un gol davvero pesante, raccontacelo. Oggi abbiamo giocato molto bene abbiamo affrontato tante partite e questa è stata la migliore partita che abbiamo fatto. Abbiamo fatto la migliore partita, quindi è stato davvero, anche siamo felici e contenti.
questo come gruppo, e per te individualmente, per te come singolo, diciamo così, come sta? Ho dato tutta la mia forza e cioè, anche i miei compagni di squadra mi hanno sostenuto, e c'è anche mister e tutta la staff che abbiamo fatto tutto insieme. Raccontaci di te, sei arrivato da poco, no? La tua storia calcistica. Prima ho giocato una squadra che si chiama Progetto Intesa, sono venuto quest'anno a Parma 2 settimane fa, e poi abbiamo fatto questo torneo e i campioni siamo noi. Perfetto, grazie mille, complimenti, vai pure a festeggiare con tutti gli altri ragazzi.